Perché la scuola è una comunità, non è un individualismo. A scuola siamo in tanti e dobbiamo rimanere in tanti. Oltre l'inclusione, possibilità e nuove prassi nelle scuole pistoiesi è il titolo della tre giorni ospitata e promossa dall'Istituto Comprensivo Sestini di Agliana. L'inclusione è valorizzazione, significa valorizzare tutti, assolutamente tutti. Come farlo? Dobbiamo sempre metterci in discussione, dobbiamo sempre trovare le strategie migliori, dobbiamo confrontarci con il mondo della ricerca, dobbiamo confrontarci con la medicina, dobbiamo confrontarci tra noi nelle nostre pratiche scolastiche, nelle nostre comunità scolastiche, per far sì che questa inclusione sia sempre più una parola piena di senso. Credo che l'ultima delle cose di cui dovremmo realmente preoccuparci è quella di separare. Mai la separazione, sarebbe un tornare indietro di non so quanti anni. Con convegni, seminari, laboratori viene approfondito il tema dell'inclusione all'interno della scuola in tutte le sue forme. In Europa, ovunque andiamo, ci chiedono come realizziamo noi l'inclusione, perché a loro non riesce a farla come a noi e vedono che i nostri risultati sono migliori dei loro. Rivolto principalmente ai docenti, l'iniziativa ha raccolto 220 adesioni nella prima giornata e quasi altrettanti nella seconda. A Agliana abbiamo un numero alto di studenti che necessitano di bisogni speciali di apprendimento e in questo momento sentiamo forte la necessità proprio di includerli, di farli star bene nell'ambito scolastico, e per questo la formazione è importante, è una risorsa importante per noi insegnanti e per noi operatori tutti che siamo nella scuola. La scuola crede molto nella formazione, la formazione degli insegnanti è prioritaria perché gli alunni tutti stiano bene nelle classi, tutti insieme, perché dalla diversità si cresce tutti molto. Le prospettive, quelle dello sviluppo linguistico e della difficoltà del linguaggio,